nostro ministro degli esteri, abbiamo un ministro degli esteri che è del Movimento 5 Stelle, si chiama Luigi Di Maio, dalla Merlino ha tranquillizzato tutti sulle nostre posizioni e mi sembra che oggi non ci siano scoop sui giornali, quindi non vorrei che i cittadini, dopo tutto quello che è stato detto, pensassero noi che siamo dei pazzi, che andiamo appoggiando chissà chi. No, abbiamo seguito una politica estera lineare, concordata con il governo, che non sta assolutamente creando problemi, anzi mi sembra che abbiamo lavorato anche molto bene durante questa emergenza e faccio i complimenti al nostro ministro degli esteri per questo. E questo è il primo punto. Il secondo, e non sfugo alla domanda, io credo molto nel potenziale di Alessandro e anche nella sua possibilità di poter diventare un futuro capo politico, ma io chiedevo un confronto già a settembre del 2019. Quello che però io non condivido né eventualmente da Alessandro ma da nessun altro è che si mette in discussione Conte. Per me Conte non è assolutamente in discussione perché io appoggio totalmente, l'ho detto in ogni dove, la sua azione politica e credo che Alessandro voglia lo stesso. Purtroppo probabilmente è stato frainteso in quella parte in cui diceva se Conte vuole fare il capo politico si iscriva e quello credo sia, diciamo, però la frase imputata. scusi, però proprio su questo punto, lei non crede che se effettivamente, cioè lei pensa che Conte debba essere il leader dei 5 Stelle o deve rimanere fuori? E se vuole essere leader dei 5 Stelle, è giusto che partecipi a una competizione dentro un congresso o no? Allora, io sono un po' vecchia scuola da questo punto di vista, mi spiego. Credo che la funzione, diciamo, noi abbiamo il capo politico che, come sapete, è una figura inventata inizialmente da Berlusconi, perché prima c'erano i segretari di partito e poi veniva, come prevede la Costituzione, indicato il Premier dal Presidente della Repubblica. Con Berlusconi queste due figure in realtà hanno cominciato a coincidere e così è stato. Io invece credo che sia molto più utile e funzionale in una struttura, soprattutto come la nostra, che è molto complessa e variegata, che queste figure siano distinte. Quindi, nella mia personale visione, quindi porto una mia personale visione, Conte è molto più adatto a essere il Premier o un eventuale candidato Premier del Movimento 5 Stelle, ma come organizzatore, coordinatore oppure capo politico, ma con funzioni differenziate, io vedrei un'altra persona che magari conosce meglio il Movimento 5 Stelle e ha una sua, E che viene diciamo, scelta con un storia. congresso, viene scelta con un E che voto? viene scelta, guardi, a me sì, ecco, con un voto, a me non interessa, la sede, diciamo, congressuale, come dice lei, deve essere una sede di confronto, ma questa è una cosa che non è che chiede Giulia Grillo, è una cosa che chiedono gli attivisti, i consiglieri comunali, i consiglieri regionali, perché noi siamo partiti da noi avevamo i meet-up, cioè eravamo persone che ci riunivamo tutti i giorni per Chiaro. decidere qualunque cosa, insomma. Quindi, allora vado da Garavaglia perché...